Pronti? Vai. Tu c'è il primo, così? Sono Cipollino, ti seguo. Ti faccio vedere anche da davanti il movimento del braccio. Vedi che il braccio è in fase coi piedi? Dove hai imparato te? Eh? Dove hai imparato a seminare a spaglio? In campagna. Ma da piccolo già adesso, sì, adesso ormai si seminano solo le radicchie a mano. Salutiamo tutte le persone connesse che sono già tantissime. Eh? Salutiamo, ci sono già tante persone connesse, ormai bene. Cipollino sei... Manda un bacione a tutti per me. Va bene, hanno... sicuramente sentito. Lì che ci vengono a trovare. Mi aspettiamo, Musa della Civiltà Contadina. Guarda quante persone in fondo. Fai anche il ritorno. Fai queste due file e poi andiamo con la seminatrice meccanica, giusto? Sì. Buttiamo anche Raul alla regia dall'altra parte. Oh! Raul, hai fatto bella carriera, eh? Sei tornato indietro, dici? Tornato indietro nel tempo. Adesso proviamo a avvicinarci anche al professor Fabbri. Cerca di essere preciso nel seminario. Non nasce male. Un po' madunera. Penso che chi mi vuole più bene di tutti adesso siano i fagiani. Ah sì, per ora, vabbè, poi tra galletti, abbiamo anche i galletti qui che non vedo l'ora. Bravo Franceschelli. Un applauso, grazie. Facciamo spostare le persone per favore, perché deve passare con la seminatrice. Esatto, attenzione. Sta seminando il grano. Risponda Roberto. Fabri, scusami che non ti ho registrato da lontano, sentivo che spiegavi. Cosa vuoi dire della seminatrice? Niente, basta. E Paganini non ripete. La seminatrice a motore.
meglio scattarci dietro a questa, vediamo. Bologna, San Marino di Bentivoglio, Museo della Civiltà Contadina. Questo è Franco, seguito da Walter. Tutte le persone che vedete al lavoro in questo momento fanno parte di un'associazione di volontari che si chiama Gruppo della Stadura, che dagli anni 60 si è operata per creare questo progetto sociale, comunitario e ovviamente culturale che ora è il museo. Museo gestito dalla città metropolitana di Bologna. Lui è Franco e Walter, prima avete visto Luca, il professor Fabbri. E grazie a loro che possiamo ancora oggi rievocare appunto queste azioni del mondo contadino. Stiamo seminando il grano su una porzione del terreno che fino a qualche settimana fa era a canapa, abbiamo portato la canapa a seme. Se non l'avete guardato vi consiglio di vedere anche i nostri video legati alla lavorazione della canapa. Franco, dopo fate vedere aperto dov'è il seme. Ricordiamo che grazie al gruppo della Stadura ogni anno rievochiamo tante lavorazioni, quella di ottobre ovviamente legata alla semina. A giugno non perdetevi la festa della trebbiatura, in cui dopo la mietitura appunto la trebbiatura del grano segue una bellissima festa con tutti i trattoristi. Oggi siete in tantissimi, sia connessi sia qui presenti a Villa Smeraldi, vi ringraziamo. Vorrei dire che ci vuole la forza di Franco per guidare del genere. Dimmi. E sono là dai balini di paglia. È arrivando Donato, sta portando. Sì, sì, me l'ha appena chiesto. Ok, comunque io adesso mi interrompo, tanto direi che. Sì, Elio, ti rispondo, il professor Poni è stato uno dei fondatori del nostro museo, a lui dobbiamo la nostra sezione più importante che abbiamo dedicato appunto a Carlo Poni un paio di anni fa, che è quella della canapa, quindi se vieni a trovarci insomma sicuramente troverai anche il ricordo del
di questa figura molto importante. Vorrei farvi notare che ci sono già i galletti all'orizzonte che puntano al nostro grano. È una seminatrice meccanica quella che è in funzione. Adesso aspettiamo il loro ritorno, ve la mostro da più vicino. Faccio salutare il professor Fabbri e direi che chiudo qui. Eila! Sono... Dimmi! Non lo so, credo si sia inceppata. Sono chiamato Walter. Io chiudo, va bene? Salutiamo tutti. Posso salutare il professor Fabbri, presidente del gruppo della Stadura? La presidente della Stadura. Tutto il resto non dirlo più. Come? Non sei il presidente? Sì, è vero, non il resto no. Va bene, grazie. Ah.